Buonasera a tutti quanti ragazzi, bentornati, bentrovati e bentornati a Cinepatia in accoppiata con Alessandro che nel frattempo ci sta deliziando insomma, con un po' di pillole sul canale. Intanto ti ringrazio, ciao Ale, grazie per essere Ciao, con ciao noi Teo, come ciao a sempre. tutti e grazie a tutti che seguite le pillole poi soprattutto, veramente. Insomma, stanno apprezzando, stanno commentando. Grazie, Io sono contento. sono assolutamente contento anch'io. Adesso andranno sempre più personalizzandosi, insomma, le scelte, perché è un lavoro che sta facendo interamente Alessandro nella scelta, nella registrazione. Io ci metto solamente un po' di mano di editing e questo va detto, insomma, è importante perché sta veramente facendo un bel lavoro. Grazie, anche a te grazie per il lavoro. Allora, ragazzi, questa sera noi veniamo a voi cioè esaudendo praticamente una richiesta che mi è stata fatta da diversi messaggi sul canale, su Telegram, eccetera, ma che insomma sia io che Ale abbiamo abbastanza ritenuto doverosa, ecco, nel senso che settimana scorsa è venuto a mancare uno dei rappresentanti, potremmo dire, dell'inconscio collettivo dell'attrazione sia femminile che maschile in termini di fascino, di bellezza, ma soprattutto questa sera metteremo il punto sul fatto che anche della bravura interpretativa. Ovviamente stiamo parlando di Alain Delon che ci ha lasciato settimana scorsa e che insomma andava celebrato. Che ne dici, Alessandro? Insomma, non ci sono possibilità. Dico che hai ragione, che hanno ragione le persone che hanno chiesto questa puntata doverosa, perché comunque Alain Delon, che purtroppo ci ha lasciati, aveva 88 anni, se non mi sbaglio. Ultimamente so che aveva i suoi problemi, soprattutto in termini di malattie, perché era stato molto male, perché i figli comunque non sapevano praticamente che cosa fare del suo futuro perché stava sempre peggio e quindi la situazione si stava complicando, diciamo. Poi purtroppo lui è venuto a mancare, ma Alain Delon è uno di quegli attori che non è più neanche solo un attore, è un'icona, talmente Un'icona. trasversale alle epoche, i generi, gli spettatori, che è diventato quello che chiamano mito. I miti non sono tanti, se uno ci pensa, nella storia del cinema. Cioè, sono tanti, ma alla fine non sono poi neanche così tanti. E se un attore lo diventa, un motivo ci sarà, penso, no? Sì. Delon, come hai detto tu, all'inizio almeno veniva notato per questa bellezza, insomma, sicuramente fuori dal comune, per questo aspetto. È da giovane, ma anche dopo, quando non era più proprio giovanissimo, ha conservato quel fascino, no? Ecco, questo sguardo in cui tutti hanno potuto vedere poi quello che volevano. Questo è il bello dei miti. Ognuno in quello sguardo ci ha visto un po' quello che voleva, ci ha visto tristezza, ci ha visto dolore, oppure ci ha visto capacità seduttive. Insomma, ognuno ci ha potuto vedere, proiettare quello un po' che voleva, come succede appunto agli attori che diventano quasi parte della famiglia, no? Perché li hai talmente visti negli anni, talmente tanti film importanti, poi perché ne parleremo, che ti sembra veramente di conoscerli, che è una magia che solo il cinema crea. Lui, in particolare all'inizio aveva avuto una vita molto avventurosa, perché a 17 anni si era imbarcato, era stato mandato nel sud-est asiatico per la guerra dell'Indocina, quindi inizialmente non credo che anche lui sapesse cosa fare della sua vita, in realtà. Credo che avesse le idee meno chiare di quelle che poi si sono, di quello che poi invece dopo ha avuto modo di vedere, di capire. Lo ha capito perché si è avvicinato al mondo del cinema attraverso dei grandi registi, attraverso dei grandi intellettuali. Credo però che veramente il primo film, secondo me, uno dei primi film in cui il pubblico ha potuto capire chi fosse lui, è stato Delitto in pieno sole, no? Di Claire, che non a caso è un giallo,
dove lui interpreta un personaggio che gli rimarrà abbastanza attaccato, quello del giovane indolente, Esatto. dalla bellezza quasi passiva, mi si perdoni il termine, cioè talmente sicuro del suo aspetto da non doverlo ostentare, quindi da essere attraversato da quella bellezza, non da usarla per qualcosa. Mettiamola così, in questo film in particolare, che è tratto da un libro di Patricia Highsmith, che ha creato Ripley, ha creato appunto il personaggio del giovane che fa di tutto per salire i gradini della scala sociale, ivi compreso l'omicidio. In questo caso, lui viene chiamato mandato dal padre di un suo amico di università a vedere che cosa fa il figlio, perché il figlio se n'è andato in Italia e lui deve andare a vedere che cosa è successo. Ma quando va là, invidioso della ricchezza di questo suo amico, concepisce un progetto criminale per prenderne il posto e l'identità. Allora, questo dell'identità è un motivo che secondo me Delon ha incontrato spesso nella sua carriera, poi lo incontrerà secondo me in uno dei film più belli che ha fatto, che è Mr. Klein di Joseph Losey, dove lui addirittura scopre che c'è un suo omonimo ebreo che verrà internato nei campi di concentramento e nella sua follia vuole seguire quest'uomo perché assomiglia a lui, è uguale a lui, ma lo segue fino alle estreme conseguenze. Sì, è un film incredibile. Sì, Un film incredibile dove lì veramente, se volete, lo dico a tutti, se volete vedere uno dei migliori Delon e capire quanto fosse veramente bravo e in grado di descrivere un personaggio così complesso, sfaccettato, secondo me, Mr. Klein, dovreste vederlo perché è veramente un film dove lui dà una prova eccezionale. Incredibile. Però. l'andare oltre il personaggio, insomma, andare oltre quello che è stata la sua presentazione in termini estetici, che tra l'altro è unica, cioè veramente iconica, ma lo è anche la sua capacità attoriale, no? Assolutamente. Assolutamente. Ma lui però c'è arrivato a Mr. Klein da molto lontano, con l'Italia alla fine, Esatto. perché qui ragazzi veniamo a noi perché noi insegnavamo in quegli anni a tutto il mondo come si faceva il cinema. Delon viene notato appunto da Visconti, da Luchino Visconti, che lo dirige in due film che definire leggendari è poco. Uno è Il Gattopardo del 63, nel quale Delon fa Tancredi, il nipote del principe di Salina interpretato da Burt Lancaster, ed è un po' il giovane che avanza, il nuovo che avanza. Tancredi è un ufficiale garibaldino, ambizioso, sfrontato, tutto il contrario di quella casta, di quella razza rappresentata dal principe di Salina, da Burt Lancaster, che invece è una razza più legata a ideali di lealtà, di appunto rispetto dei codici morali e storici. Con Tancredi, con Delon e con suo innamoramento per Angelica, la nostra grande Claudia Cardinale, e il loro matrimonio, si sposa la borghesia con l'aristocrazia, ma va avanti la borghesia e muore l'aristocrazia. Cioè, come nel libro, così nel film, il tema principale è quello dell'aristocrazia che muore in favore della nuova borghesia, dei nuovi ricchi. Quindi, chiaramente, Angelica Sedara, Claudia Cardinale, viene fatta sposare a Tancredi perché così favorirà un cambiamento. E Tancredi, Alain Delon, lo rappresenta in tutta la sua gioventù, bellezza, intelligenza, perché è un ragazzo sveglio e scaltro. È uno che vuole arrivare in fretta e subito. Che è un po' invece tutto il contrario della parte che fa i rock ai suoi fratelli. Sì, esatto. Sempre di Visconti è completamente l'opposto, perché invece in Rocco e i suoi fratelli è un poveraccio, purtroppo,
purtroppo, che viene da una famiglia, non poveraccio, viene da una famiglia più povera comunque di immigrati, che dalla Lucania vanno a Milano. Ma, non so, correggimi se sbaglio, la Milano che incontrano è in ospitale. Fredda. Cioè, lo voglio è. dire. Per certi aspetti lo è assolutamente ancora oggi, quindi cioè, non è che le cose siano Esatto. cambiate tanto, però No, sì. io non mi permettevo, però all'epoca, Vabbè, oh, quando i lucani o comunque i meridionali andavano in una grande città, non sempre facevano la vita che sognavano, purtroppo. Il film parla di questo. La madre, che poi tra l'altro è Catina Paxino, quella che aveva fatto Pilar in Per chi suona la campana, la madre, di questi ragazzi, vanno a Milano e la trovano in ospitale anche da un punto di vista climatico perché nevica continuamente. Infatti ci sono delle scene veramente stupende ma anche drammatiche in cui loro sono costretti a spalare la neve, no? Dal loro vialetto perché altrimenti non potrebbero camminare. Incontrano, oltre alla miseria, molta disperazione dei loro connazionali che sono già lì. E prendono tutti quanti, fratelli, strade diverse. Delon in particolare fa questo Rocco che avrà poi il mito del pugilato perché già il fratello, no, era inserito in questo, degli incontri un po' clandestini comunque, no? Ma il suo torto sarà soprattutto innamorarsi, secondo me, della donna sbagliata, Nadia Anni Girardot, che è già oggetto del desiderio dell'altro fratello e quindi susciterà gelosia. disastro, è certo, certamente. Un disastro. E Delon qui si dimostra bravo. Visconti gli dà una parte che non prevede solo bellezza, prevede No. che lui comunichi disperazione, malinconia, una certa tristezza, soprattutto quando, per esempio, dice ad Annie Girardot, Nadia, mi ricordo una scena, personalmente, gli dice: perché sei sempre triste? Hai gli occhi sempre così tristi, dice a Nadia. Dovresti sorridere ogni tanto. E lei gli risponde: però questa è la realtà che viviamo noi. Sorridere è difficile, no? Quindi, non so, quella malinconia Delon l'ha portata avanti come fil rouge in tutta la sua filmografia, non so se sei d'accordo tu, Sì, ne proprio fa una quello. bellezza unica, come hai detto tu prima, anche un po' indolente, contemporaneamente malinconica, che lo mette all'interno dei belli e anche bravi in una categoria a parte, perché io non vedo sostanzialmente nessun tipo di paragone, anzi te l'avrei chiesto adesso quando, insomma, in chiusura almeno di questa prima parte italiana, per lanciarci in altri contenuti, magari di Alain Delon, ti avrei proprio chiesto, tu vedi qualcuno. Anche in Italia, ma in Certo. generale delle icone che possa paragonarsi, io non so, gli vedo cioè, qualcosa di indolenza di Delon, la vedo vabbè, nel mitico e morto giovanissimo James Dean, però poi James Dean a quelle uscite, quegli sprazzi, quelle esplosioni di rabbia nei confronti del mondo con cui si confronta, che in realtà non sono paragonabili, quindi ti volevo chiedere, secondo te, vedi qualcuno? Secondo me è talmente iconico che è veramente difficile, riuscire a trovare qualcuno Eh simile ad sì, Alessandro. è vero, è difficile perché tra l'altro secondo me il mito di Delon chiaramente è anche legato molto alle donne che ha frequentato, agli amori che ha avuto, è legato alla sua vita, soprattutto sentimentale perché è molto pubblica, no? Cioè chiaramente molti, quasi tutti noi sappiamo della sua storia tormentata con Romy Schneider, per esempio, no? Una storia che poi tra l'altro viene fuori anche in un altro film molto bello che lui ha fatto, che è La piscina, dove lui lì è il massimo del glamour, erano lui e Romy Schneider. Però in quel film poi lui incontra pure Jane Birkin, altra icona della cultura francese e del cinema, dell'arte, che era giovanissima all'epoca delle riprese di La piscina, aveva credo 18 anni, insomma era veramente giovane. E in quel film c'è
ci sono queste quattro persone, queste due coppie, che fanno faville, e poi anche lì Delon ha un personaggio molto simile a quello di Ripley. Anche lì, comunque, anche nella piscina è un tipo di uomo che all'occorrenza è luciferino, comunque concepisce dei piani diabolici per diventare qualcuno, no? Tra virgolette. Però lì viene fuori anche il fatto che si erano, credo, appena lasciati con la Snyder, ma continuava comunque in quel film la loro chimica, Sì. capito? Anche se si erano lasciati, in quel film è palpabile che tra loro c'era qualcosa ancora. Perciò credo, come hai detto tu, che il mito Delon si nutra pure di questo. Poi lui ha detto che ha avuto altre donne, è stato con Mireille d'Arc, insomma, con altre donne che poi ha citato, ha avuto dei grandi amori, poi era molto malinconico perché queste donne purtroppo erano morte, quasi tutte. E lui mi ha detto, disse: che cosa mi rimane? Se queste donne che io ho amato così tanto nella mia vita non ci sono più, a me cosa rimane adesso? Sì, da questo punto di vista ha espresso un pochettino di schiavitù cioè, relazionale che sembra aver poi dissipato un pochettino negli ultimi anni della sua vita, quando sembrava essere diventato quasi sia fatalista che come dire, in grado di accettare effettivamente il cambiamento, che non è facile, ragazzi, per un'icona come Alain No, Delon, perché un bravo. personaggio come questo. Accettare il passaggio del tempo per un personaggio del genere che oramai la ribalta è diventato il punto fondamentale della sua vita è molto difficile, no? Cioè, ricordate anche Freddie Mercury, no? Quando in qualche maniera cantava The Show Must Go On, ci sono personaggi che hanno insomma più o meno capacità di accettare quello che la vita ha dato prima. E che poi necessariamente toglierà, soprattutto per delle icone come questa. E lui ne ha interpretati veramente di vario genere. Ecco, sulla sua poliedricità, che cosa mi dici? Perché Delon è un altro di quegli attori, dicevamo prima in backstage, come Michael Douglas. Io adesso non voglio fare un paragone fra Alain Delon e Michael Douglas, però. È uno di quegli attori come Michael Douglas, come altri, che vengono spesso ricordati per la loro bellezza e per il suo fascino, come se non avessero calcato, voglio dire, chiamiamoli palcoscenici via del cinematografo in maniera eccezionale, ma in realtà poi lui si è dato a tutt'altra carriera, cioè è stato veramente un interprete poliedrico, insomma. Assolutamente sì, perché lui non è stato solo un'icona dalla bellezza sfuggente, diciamo, ma un bravissimo attore, per esempio, con i polar, con Esatto. il genere noir poliziesco, poi ha varie, insomma, sfaccettature chiaramente. Quello che è noir non è mai solo noir, come dicevi spesso benissimo pure tu, è anche molto detective story, insomma, il polar è l'etichetta che si dà al noir alla francese. Sì. Quindi appunto Delon ha fatto soprattutto forse moltissimi film, ma ce ne sono forse addirittura magari due che sono veramente fondamentali, credo, penso di poter dire senza presunzione. Uno è Frank Costello, Faccia d'Angelo di Eccolo qua, Melville, che eccolo. infatti in originale ha tutta una sua filosofia perché si chiama Le Samouraï, cioè il Sì, samurai. Anche esatto. qui il film si apre con una definizione, con una frase del Bushido, in cui si dice: non c'è solitudine più grande di quella del samurai, è seconda forse soltanto a quella della tigre nella foresta. Allora, no, cioè voglio dire, già in questa frase c'è tutta la filosofia del film, che è improntata al fatalismo. Questo Frank Costello, vedete, ha un look che rimanda, come dicevamo noi due A prima, a un chi mito. rimanda, ragazzi, ditecelo voi Ragazzi, prima che lo ditecelo voi. dichiariamo noi. Ditecelo voi e tiriamo avanti nella definizione del film e vediamo un po'. A me sembra abbastanza evidente, ma insomma, Bravi, bravo. Non lo diciamo, non lo lo diciamo, dite ma voi e poi esatto. magari andiamo avanti, perché comunque, insomma, mi sembra palese l'ispirazione. È Detto abbastanza. questo,
il film è improntato al fatalismo di un uomo che in una scena, per esempio, del film, sale su una macchina, ha un mazzo di chiavi e cerca, le prova tutte per vedere quale metterà in moto la macchina per partire. Io forse sono strano, ma ci ho visto proprio una metafora del destino. Devi trovare la chiave giusta da mettere nel motore giusto per accendere la macchina, la tua, no? E andare dove vuoi tu. Cioè, voglio dire, Beh, è considerando il modo in cui è intriso dalla citazione del Bushido, ma in generale a quella che è la mistica del combattente, che non è solo combattente, ma anche spirituale, direi che ci hai azzeccato alla grande, insomma, almeno secondo me, poi i nostri amici ci diranno, insomma, che cosa ne pensano, certo. però. Poi ce lo dite voi, ma comunque, come giustamente dicevamo con te nel backstage, come abbiamo detto altre volte quando magari parlando, sono questi generi per antonomasia del fatalismo, del destino già scritto. Cioè, queste persone si dibattono, questi antieroi, si dibattono come degli animali in gabbia per fuggire da qualcosa che è già scritto fondamentalmente e quasi sempre purtroppo prevede la morte o comunque una fine tragica. Per queste persone, però, la fine tragica sarebbe forse finire in galera di nuovo. Eh È meglio la morte per loro, sì. paradossalmente, perché la galera sanno che cos'è ed è stata un inferno e gli ha rovinato la vita. La morte è un destino di tutti, purtroppo. Non vorrei diventare troppo lugubre, ma comunque è questo il No, genere. vabbè, però questa è la Ragazzi, realtà. Poi, scusate siccome. se divento un po' troppo nero, però il genere prevede questo. No, però Comunque. questa cosa poi rappresenta, tra l'altro, scusami se ti interrompo, questo Ma ci rappresenta, mancherebbe. ragazzi, una metafora che viene ripresa, cioè i nostri poliziotteschi con il loro fatalismo, e i polar francesi con il loro fatalismo, ma anche quell'intrusione, permettimi, dei polar nei capolavori di Marco Ferreri, che c'è qualcosa. Certo. La grande abbuffata è, fra virgolette, un polar, nel senso che non è quel genere lì, ma No, certo. loro c'è un fatalismo Prevede quel clamoroso, fatalismo che arriva alla morte esatto. proprio, Quella roba certo. lì c'è, cioè, che poi hanno, cioè, hanno fatto intrusione metaforica in almeno, cioè, 20% del cinema thriller che sarebbe seguito, per cui voglio È dire, vero, questa è la realtà dei fatti, è vero. Ma quindi. sì, perché mi dà l'idea che questi personaggi, invece che stare lì a combattere contro co che cosa? Perché alla fine il destino, come lo combatti? Cercano di arraffare quello che possono, quando possono, ma nello stesso tempo lasciarsi andare alla corrente che è poi appunto quella del destino, adesso senza diventare eccessivamente filosofici, ma più lasciarsi andare che mettersi contro. È inutile mettersi contro una corrente, meglio assecondarla. Sì, cioè, Quindi. guardate che fine fa, chi non l'ha visto lo rimando, ragazzi, a parte che guardatevi la puntata che ho fatto sul poliziottesco italiano che c'è qua per Cinepatia, Esatto, appunto. alla fine di Gastone Moschin, Ugo Piazza, personaggio iconico del poliziottesco italiano in Milano Calibro 9, ragazzi, con un Mario Adorf sopra Strepitoso. le righe. Certo. Veramente, vabbè, si riallaccia completamente a questa Ma cosa qua. assolutamente. Ma pure nella commedia all'italiana c'era fatalismo. Sì. Cioè, voglio dire, anche un po' intriso più di ironia, in un certo senso è fatalismo pure quello del finale di Soli Ignoti, quando a un certo punto Gassman viene trascinato da tutti e Capannelli gli dice che, ma dove vai? Vado a lavorare, come da E dire, cioè, vado a vedere dove cazzo devo purtroppo, e dove andare. cazzo devo andare? Cioè, capito, purtroppo, Sì, sì, cioè, sì, sì. quello è, da quello non si scappa, è come le tasse, come, insomma, capisci? È tutto un discorso di accettazione di qualcosa che è inutile combattere, meglio prendere dal loro punto di vista quello che puoi quando puoi, pure con metodi illeciti, come fanno ad esempio lui, Volonté e Montan nel Circolo Rosso, un altro film senza nome, bellissimo con lui, dove ci sono questi tre uomini fondamentalmente sconfitti, tra virgolette, che però solidarizzano in nome di un destino comune che è quello dei perdenti, poi, no?
quello di persone che hanno accettato il fatto che metà della loro vita è andata perduta, forse quasi per nulla, ma comunque se la giocano uguale, no? Vanno avanti ugualmente, cercano di acciuffare quello che possono quando possono. Poi comunque Delon ha avuto una storia d'amore con il nostro paese, questo diciamolo. Ti stavo per dire, cioè, non dimentichiamo che Alain Delon, Trintignant, Michel Piccoli, gente che ha tenuto botta di fronte ai nostri Gassman, Mastroianni, Assolutamente. Tognazzi, cioè, quindi, e qui non vogliamo fare, non è questione di fare del nazionalismo, è questione di riconoscere, insomma, la grandezza, quindi voglio Ma dire, assolutamente sì, ma cioè. lui più volte ha ringraziato chiaramente Visconti, l'Italia, perché il suo vero apprendistato, come un po' è successo ad esempio a Clint Eastwood nel genere western con Sergio Leone, è stato qui. Io per esempio sto leggendo un libro dove si parla della lavorazione del Gattopardo e addirittura in quell'anno giravano sia il Gattopardo insieme che Otto e mezzo. Cioè, Cioè, rendetevi conto, cioè, ragazzi, è come gli ragazzi. anni 90 in cui sono usciti gli album dei Soundgarden, dei Pearl Jam, di Alice in Chains, tutti assieme, e poi uno mi viene a dire: ma come, non sei soddisfatto e eccitato dalla musica di oggi? Ragazzi, Adesso. non è che in generale sia tutto uno schifo, però, Però. cioè, Guns N' Roses, tutti assieme, Aerosmith con alcuni degli album magari già più commerciali, ma, cioè, quegli anni 90, o tutti gli anni 80, di che cazzo stiamo parlando? Certo. Hai detto due nomi qua che... A parte che poi il Gattopardo, ragazzi, io vi rifaccio vedere la copertina, per chi non avesse presente, il Gattopardo, ha al suo interno, al di là di Alain Delon, la nostra eccelsa Claudia Cardinale. Ha uno che viene definito come caratterista, ma secondo me caratterista non è, che è stato un grande attore, antipatico, è antipatico come Paolo Stoppa, Paolo però Stoppa. un grande attore. Mi Romolo Valli, Romolo Valli. poi vabbè, c'è tra l'altro anche, non so se lo ricordate, ve lo ricordiamo, c'è un giovanissimo Terence Hill, qua citato Come no? giustamente come Mario Girotti, cioè, voglio dire, è un cast, poi... Straordinari. Di 8 e mezzo, io che cosa posso dire? Se dobbiamo dire qualcosa di 8 e mezzo No, senza andare troppo fuori tema, lo faccio dire ad Ale perché è la sua materia vabbè. incontestata, però Io 8 e mezzo mi permetto un quasi accenno personale, ma anche a voi che ci seguite, perché secondo me è bello anche, no, che condividiamo questo. Cioè, perché un film è così entrato nel nostro cuore? Mio padre, quando io ero piccolo, mi disse: tu puoi non vedere 1000 film, ma 8 e mezzo nella tua vita prima o poi lo dovrai vedere, perché ognuno ci trova veramente se stesso. È un film talmente universale che ognuno può trovare se stesso in un pezzo del film. Allora, o che tu lo possa trovare nel pezzo in cui Guido rivede i genitori risorgere dalla tomba, o che tu possa trovare te stesso quando Mastroianni va in quella specie di bagno termale in cui incontra tutti i suoi amici e le sue donne, o l'harem di Fellini, che è il suo ideale di donna, cioè avere quest'harem con tutte le donne che ha avuto nella sua vita, ma compresa la madre e le sorelle, eh? Cioè, quindi c'è tutto il circo di Fellini, chiaramente, la marcia, e poi la frase entrata nel mito: è una festa la vita, viviamola insieme. Visto che è una festa, mettiamoci qui come se stessimo in parata, che è quello che poi succede. E vediamo con i nostri occhi tutti quelli che hanno fatto parte delle nostre vite, vedendoli sfilare come se fosse veramente una passerella. Quindi sì, 8 e mezzo è, mi pare che Morandini lo definì il Ben-Hur del cinema d'avanguardia. Ci sta, ci sta. Infatti, guarda che a me è sovvenuto un sorriso. Adesso lo metto in comune con i nostri amici. Mi è sovvenuto un sorriso perché mi è venuta immediatamente, tu te lo ricorderai benissimo, quella scena in cui Alberto Sordi nel Tassinaro porta Fellini in Porta taxi, Fellini, come no? erano mo molto amici,
E c'è lui che fa un tassinaro, che insomma è uno che magari sa tanto della vita, ma che non sa esprimersi in maniera che gli dice: Certo. io ho visto tutti i suoi film, Sorfellini, ho visto che Bucione, Sisone, Certo, in anima, i donni di esatto, Bellini, certo. tutte queste robe, sto circo, sti mostri, i nani, eccetera. E fa: ma lei solo questo ha visto nei miei film? No, ma io ho visto tutti, li conosco tutti a memoria, però fa quella serie Beh, certo, lui dice pure quello, ma è anche quello, Eh sì, di Bellini. elencazioni in romano e si vede, tra Certo. l'altro, loro sono riusciti in quel film, altro film bellissimo, molto divertente, Il Tassinaro, ragazzi, da vedere, in cui traspare veramente l'amicizia. Cioè, Tra hanno loro due, cercato, ma sì, ma non ce sicuramente. l'hanno fatta in quel film a non far vedere del tutto. Ammazza, oh, il maestro, il dottor Fellini, chi me lo doveva dire, portare dottor Fellini? Sì, poi loro si conoscevano da una vita, quindi insomma, poi Sì. io lo capisco perché anche quando parla il romanesco per me è poesia, quando esordi a un certo punto con Fellini dice quelle cose, ma comunque sì, si conoscevano dai vitelloni, quindi insomma, Eh sì, ma è anche da proprio prima. quello che lui gli dice: ho ricevuto adesso nel film, lui dice, ho ricevuto adesso un'offerta di fare per la prima volta l'attore per Sorti, e ovviamente stanno facendo la citazione del film in cui Certo. loro stanno recitando. E lui dice: ah sì, e che deve fare? Ma niente, dovremmo fare quello che stiamo facendo noi, no? Ricordare i vecchi tempi, come dei vecchi vitelloni, tempi andati. È meraviglioso quell'intervento, ce ne sono tanti belli. Mi sembra che ci sia la Pampanini, poi c'è Andreotti. Vabbè, ci sono tanti. Andreotti, Sì. come no? E quella pure è una partecipazione mitica. Incredibile, però veramente un film, ragazzi. Se non l'avete visto, Il Tassinaro. Però prima di andare all'ultimo film che ci eravamo messi e poi alla chiacchiera libera, io volevo ricordarvi, ragazzi, vediamo un po', perché allora questa immagine qua. Adesso non ne accendo un'altra, ma io mi tengo la sigaretta così e la fumo di lato, Gli indizi, ragazzi, gli indizi sono troppi adesso, eh. cioè dovrebbe essere evidente che stiamo parlando della superstar numero uno di tutti i tempi del cinema, insomma. Stiamo parlando ovviamente di Humphrey Bogart, Humphrey perché Bogart. insomma. Assolutamente, è incredibile, E incredibile, pure. non diciamo granché, perché in realtà, ragazzi, abbiamo registrato, non volendo, perché adesso ho preso l'abitudine, umilmente, sia di Kubrick, ma anche dei fratelli Vanzina, di tenere la camera aperta. Di tenere la camera per bravo, sì. Perché ricordate che quella scena del Dogui che entra a Cortina, Vacanze di Natale, che dice: fai ballare l'occhio sul tic, Alboreto is nothing, non l'avrebbero ripresa se non avessero avuto la Snappi. camera, perché lui l'ha improvvisata il Dogui, è entrato No, e io adesso. ragazzi, scusate, ti vengo dietro, mi sono rivisto tutta quella scena dei fusilli. Maccheroni, così. Fusilli, Vabbè. anch'io voglio incontrare la signora Fusilli. E poi gli dice tipo: Assunzion, portami una pera che mi scioglie il Ma mantecato di mamma. Ragazzi, mamma mia. anzi, colgo l'occasione per dire un'altra cosa, perché Humphrey Bogart abbiamo avuto l'occasione quindi di registrare una pillolina in backstage e ve la acchiapperete poi in extra. Voglio dire una cosa e lo dico subito, perché secondo me, Alessandro, mi seguirai e la faremo. Christian De Sica è un attore che è vissuto troppo all'ombra di un enorme padre, ma Sì. Christian De Sica, io lo dico e lo confermo, secondo me è un ottimo attore. Per quello che ha Assolutamente, fatto Christian De poi, Sica, cioè. ma poi ha fatto non solo quei film comici, ha avuto altre Ah. occasioni, l'ha dimostrato. Quindi sì. Poi c'è dei tempi perfetti e a me personalmente fa una cosa che molti non riescono a fare, mi fa ridere Esatto, mi veramente. pare. Christian De Sica, cioè ragazzi, quando Christian De Sica con Verdone si mette a fare il balletto nella sagrestia, cioè arriva il parroco e gli fa che c'è la donna nuda appesa, gli fa: quella la dovete levare, i tre. Gli dovete levare il poster. Ma Bellissimo. anche nei film tipo, che ne so, simpatici contro antipatici, cioè dei Come film no? veramente minori, no? Però insomma, Christian De Sica, secondo me, varrà una monografia, perché io voglio rivalutarlo, Christian De Sica, perché è passato troppo facilmente Sì. all'interno di quello che viene definito, come poi oggi non parliamone con queste correnti di Sì, vabbè. pensiero, di censura che ci sono, ma è passato troppo facilmente come dire, nel calderone del troppo facilmente volgare, Del volgare, sì. cioè, Christian
Christian De Sica ha una capacità espressiva eccezionale, fa ridere, ha dei tempi comici esagerati. Assolutamente. E ragazzi, ve lo fa vedere anche adesso, con tutto il rispetto. Sapete che a noi al Cinepatia non piace parlare male di nessuno, però quando si vedono assieme Christian De Sica e Massimo Boldi, vi rendete conto di chi è l'attore? Cioè, Ma pensa solo al Christian De Sica di Compagni di Scuola, cioè, di Verdone. Madonna mia, che film. Veramente. Per cui... Io rischio il crollo dell'immagine. Anche Verdone, so, vabbè, ne abbiamo adesso che rincomincia la stagione, che rincomincia... Speriamo che arrivi il fresco, vedremo di ricominciare. Mamma mia, ragazzi, quello tutti lo sperano. Cioè, non si può proprio più. E nella nostra lista era rimasto Alessandro, poi ce ne sono tanti, ma era rimasto un'altra citazione all'interno del cosiddetto Polar, che è un altro film molto celebre che magari i nostri amici avranno visto, che insomma, Borsalino. Tra l'altro Borsalino, anche il tipo di cappello che, voglio dire, poi è stato messo in commercio, ancora adesso viene venduto, a parte questo, ma qui si incontrano due grandi giganti, voglio dire, e poi il personaggio di Roxy Fredi, ragazzi, Roxy a voi che cosa vi fa venire in mente? Cioè, non vorrei scendere nello specifico, ma forse qualcuno dopo ha preso il nome d'arte da questo grande personaggio, suppongo. Qui comunque, a parte gli scherzi, si incontrano due icone leggendarie che tra l'altro erano amici, cioè loro venivano dipinti come rivali, ma io so che non lo erano assolutamente, cioè fanno due tipi, Gaglioffi, due avanzi di galera, però con stile, vedi? Sì, cioè, sì. Dire, no? Il loro stile è inimitabile sia in quello che mettono, ma in come lo indossano poi. Cioè, Borsalino è stato un successo anche e soprattutto, a parte la qualità del film, correggimi se sbaglio, soprattutto perché c'era l'incontro tra loro due. Sì. Quindi sì. Il pubblico era così pieno d'attese che ancora si vocifera che quando c'è la scena in cui escono tutte e due dall'acqua, il pubblico femminile è svenuto mentre li vedeva, perché... Insomma, questo è una nota di colore, perché li vedeva tutti e due. Sì, sicuramente, voglio dire, tra l'altro vi stavo facendo vedere Borsalino in Co prima, adesso vi ho messo Borsalino. Borsalino, sì. Sì, no, questa cosa qua, vabbè, ma piace, no? Piace alla economia artistica creare queste divisioni come dappertutto. Sì, quindi, dire, è una cosa che c'è sempre stata, magari potrebbe essere oggetto pure di una puntata, non mi ricordo se l'abbiamo fatta quella tra la rivalità tra le star. Oddio, mi sembra di no, quindi diteci no. Voi ragazzi, se secondo voi è un argomento che può piacervi, perché secondo me è un argomento, cioè ci sono delle rivalità che sono state realissime, assolutamente reali. Vero. Altre no, noi che... abbiamo fatto liti da sé, però magari rivalità singole, no. Quella di Bette Davis e Joan Crawford, in Che fine ha fatto Baby Jane, ci hanno fatto una serie, quindi esatto. E tra l'altro volevo chiedervi anche un'altra cosa, ragazzi, adesso vi interesserebbe, fateci sapere anche questo, vi interesserebbe trattare delle serie televisive classiche americane? A me mi è venuto in mente perché mi è capitato ultimamente di rivedere e sbellicarmi con i Jefferson in maniera clamorosa. Ci credo. E quindi, ma anche come Alice, ti ricordi lo spin-off di Alice? No, vabbè, io Alice, per me è storica. Alice è storica, ragazzi. Con Mel, Vera, tutto una... Mel, Vera, una... Flo. Sì. Flo un vero personaggio, altro che femminismo di oggi. Flo un vero personaggio straordinaria. Veramente una emancipazione diretta, e siamo all'inizio degli anni 70. Però sì, fateci sapere se che ne dici, Ale? Io così non te l'avevo neanche detto, ma saranno famosi. Ragazzi, non lo so. Fateci sapere che magari una puntata speciale la possiamo fare su queste serie, perché secondo me vale veramente la pena. Ma assolutamente. E ce n'è qualcuna che viene anche dall'Italia, secondo me. Quindi, insomma, c'è da considerarla. E pensare che, come avevi detto tu, Delon, hai detto benissimo, nell'ultima fase aveva avuto
aveva sviluppato ormai un fatalismo, un certo cinismo quasi, no? Nei Sì. confronti della vita. Infatti disse: i premi alla carriera ti fanno capire che hai un piede nella fossa. Sì, Per esatto. farti capire che lui si era reso conto, ma non solo anagraficamente. Poi lui aveva nota molto importante, era da molto che non faceva più film, da una vita. Sì, Aveva perché lasciato dopo un proprio. paio di flop, se vogliamo chiamarli così, all'inizio degli anni Ottanta, aveva deciso saggiamente, perché questo è un altro segno di maturità artistica, secondo me. Saggiamente aveva deciso, poi magari aveva anche problemi personali che noi non Problemi suoi, conosciamo, certo. inerenti, ovviamente, però è un'altra cosa apprezzabile invece di queste persone che vanno avanti a fare film su Eternamente, ad eternum, Twitter, cioè sì. a fare, capito, con tutto il fatto che anche qua questa sera è la serata delle rivelazioni, sia io che Ale apprezziamo per semplicità e applicazione Sylvester Stallone molto. Rispetto a quello che ha Assolutamente, fatto, perché assolutamente come sì. lo vedi è giustamente mi dicevi anche tu, no? Cioè quello che ti Assolutamente, io quando aspetta leggo che è quasi commovente la parabola cristallina di Rocky e Rambo, dico di sì che è vero. E sì, quello è perché quello ti aspetti e quello lui ha disegnato nei film. sì, e secondo Stallone. me grandi registi che hanno l'occhio su questi film, ma che non sono pervasi dall'arroganza, sono in grado e hanno in alcuni casi detto questa cosa qua di questi film, perché ovviamente non ti stai aspettando intrigo internazionale, No, ma ok? non è, ma non te lo devi aspettare. Non te lo puoi Non te lo devi aspettare, aspettare. e devi avere il rispetto per una persona che nelle sue, secondo me, neanche troppo limitate capacità, perché in Rocky non sono limitatissime le capacità di No, è Stallone. bravo. No, Rocky è bravo. Ma anche dopo, io ultimamente hanno rifatto in TV Rocky Balboa, credo che sia uno degli ultimi Rocky che ha fatto, dove lui oramai è anziano, stanco. E chiaramente favorisce i giovani, ma tutti quando lo vedono nei bar per strada lo chiamano Rocky, no? Che poi lo conoscono Certo, è ed è certo. commovente. C'è un Burt Young invecchiato, Adriana non c'è più perché purtroppo è morta. Il film si apre con lui che sta sulla tomba d'Adriana, quindi è tutto comunque molto commovente, no? Il mito invecchia eppure lui. Sì, esattamente. Va bene, ragazzi, abbiamo quasi fatto, so, abbiamo fatto più di 50 minuti a questo punto. Niente, Ale, io ti direi di fare non so, di dire come le consuete ultime parole sul centro della nostra puntata. Insomma, se n'è andato comunque hai usato giustamente la parola icona, perché le icone sono quelle cose che si impongono, cose, persone, generi, che si impongono all'inconscio collettivo, non rimangono Bravo. strette all'interno. Ecco, quindi non Allora, so. Alain Delon, 88 anni, è morto. All'indomani sono stati fatti molti post. Alcuni li criticano perché dicono che sono tutti uguali, che c'è molta omologazione nei social. Può anche essere. Però un tratto comune era, come giustamente hai detto tu, un tipo di attore che volente. Non era neanche sua intenzione, perché all'inizio non poteva saperlo, non poteva sapere dove sarebbe arrivato il suo potenziale didistico. Ma volente o nolente ha distrutto la quarta parete, ha distrutto quello schermo che ci separava da lui ed è entrato un po' nelle teste, non dico di tutti, ma di molti. C'è entrato indubbiamente per il suo aspetto, che non era un aspetto ordinario, perché era un aspetto, insomma, che è sotto gli occhi di tutti, ma c'è entrato anche perché ha saputo, fare di quell'aspetto, non un mezzo, ma un fine, cioè è diventato qualcosa attraverso il quale lui ha fatto passare una vasta gamma di sentimenti, e li abbiamo detti, possono essere mille. Lui voleva far passare molti sentimenti, ma dal loro punto di vista gli spettatori ci hanno visto quello che volevano. Quindi è anche stato in grado di farsi specchio di quello che gli spettatori ci vedevano in lui. Sì. Non Sì.
solo quello che lui voleva comunicare, ma pure quello che ci vedevano gli spettatori. Per cui, quando un attore riesce a fare una cosa del genere, secondo me è fuori discussione che era bravo, primo, ed è fuori discussione che non si è adagiato all'aspetto che aveva, ma ha voluto farne altro, è Esatto. voluto diventare altro. Quindi che riposi in pace, perché purtroppo non c'è più. Io quando l'ho letto mi è molto dispiaciuto perché penso come molti, tutti penso, sanno chi è Alain Delon, questo penso di poterlo dire, in tutto il mondo, sanno che ha avuto una vita avventurosa e che spesso è stato anche discusso nelle sue scelte di vita, non lo metto in dubbio. Ha avuto molte amicizie, tra l'altro, nel mondo del cinema, per esempio con la Bardot, con la quale lo legava la tutela degli animali, no? Perché la Bardot comunque è una paladina, giustamente, e ha saputo comunicare direttamente con gli spettatori, anche se non li conosceva. Molti lo fanno? Io non credo. Non credo proprio, non credo proprio. Quindi Eternamente e profondamente viva Alain Delon, ragazzi! all'arte, assolutamente. Dedicato assolutamente all'arte. E mi viene solamente una vena polemica, ma che risolvo in 20 secondi. Ragazzi, anche quelli che hanno letto che lui ha detto: ah, addormentate il mio cane, voglio che sia portato con me, hanno Sì. incominciato a criticare postumamente questo signore, un signore di 88 anni. Voglio vedere voi, ok? Vedremo voi che Assolutamente. cosa, quale Sì, sarà ma il poi tra le altre livello cose non ci di. sarebbe niente di male, oltretutto, però certamente lui ha avuto, ma non parlo del cane, perché questo a me non mi ha proprio interessato, avrà avuto, come hanno detto i figli, non io, i figli, dei cedimenti dovuti alla solitudine della sua età, ma anche probabilmente la lontananza, come hai detto tu, da quei riflettori che ne avevano creato il mito e che quando non ci sono più comunque un minimo di contraccolpo lo creano. Cioè, Diciamo. pensate al cedimento umano che ha avuto uno dei miei attori preferiti, uno degli uomini che ho preferito anche in termini di mentalità, come Ugo Tognazzi, che è morto abbastanza giovane e che ha rivolto al suo invecchiare delle parole veramente, veramente accurate. Per cui, insomma, bisogna arrivarci, ecco, bisogna arrivarci e soprattutto anche Certo, in condizioni del assolutamente genere. sì. Bene, dai, Ale, io ti ringrazio Grazie a voi, tantissimo grazie a te. perché questa sera, ragazzi, non nascondo che io ho detto io non sono granché esperto di Alain Delon, ho detto Ale, stasera la puntata la fai tu e lui mi ha accontentato nel senso che praticamente ha condotto, ha fatto tutto quello che c'era da No, fare, pure io ho tu. fatto da controaltare e Grazie. niente. Vi ringrazio, vi ringraziamo e ci vediamo in settimana con le varie altre puntate, insomma, di Bellum Perè nell'altro canale a cui vi chiedo di iscrivervi, ovviamente, se ne avete voglia e di attivare sempre le campanelline. Non vi faccio tutti i disegnini, ve l'ho già detto perché mi sta sul cazzo fare i disegnini con le icone, mettete le Collego campanelle, le mappe. mettete sta campanella se avete voglia, Basta. così vi Ne arrivano, avete voglia, grazie. E con le pillole di Ale che stanno arrivando nuove pillole, con giovedì una nuova puntata insomma, di Miguel Serrano in Telerismo Esoterico con la prima delle specifiche e come dire, un bacio Nalteo Crack Apart, grazie Grazie a mille tutti, come sempre. per essere stati con noi. Ciao ciao Grazie a ragazzi. tutti per essere stati, certo, per aver partecipato.